Buonasera e benvenuti a questo incontro dei dialoghi del giovedì. Abbiamo negli incontri precedenti già affrontato tanti aspetti legati alla leadership, legati alla spiritualità con tantissimi ospiti. Stasera affrontiamo un tema, particolarmente significativo perché riguarda come si fa a diventare leader, più nello specifico, quale formazione possiamo offrire ai giovani leader perché si prendono cura del presente e si prendono cura del nostro futuro. Su queste tematiche a fine maggio inizierà proprio un master in leadership e spiritualità, cambiare se stessi, cambiare il mondo, dove avremo la possibilità di approfondire e fare esperienza di quanto abbiamo affrontato durante i diversi dialoghi e anche di quello che affronteremo questa sera. Do quindi il benvenuto all'ambasciatrice Cristina Ravaglia, che dopo incarichi diplomatici a Varsavia, a Madrid, a Buenos Aires, Monaco di Baviera e al Ministero degli Affari Esteri, dirige attualmente il Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico, che ha fatto proprio dell'educazione e della formazione le sue armi per cambiare il mondo. Che stasera sarà in dialogo con Gabriella Arcado, che è un'esperta di conflitti e processi di riabilitazione postbellica e ha diretto progetti in numerose zone di crisi per governi, Nazioni Unite, Accademia. Inoltre, Gabriella è una carissima amica e collega. È con lei che abbiamo infatti cofondato e stiamo co-dirigendo l'associazione For Change e insieme stiamo portando avanti questa iniziativa di leadership e spiritualità. Gabriella, che ringrazio veramente tanto, anche perché in questo momento è stata richiamata dalle Nazioni Unite in Ghana, ma nonostante tutto è riuscita a collegarsi e essere qui con noi. Quindi grazie Cristina, grazie Gabriella. Gabriella, ti do la parola, buon dialogo e buon ascolto a tutti. Grazie. Grazie Barbara. Beh, grazie mille Barbara delle parole e soprattutto grazie mille Cristina di aver accettato di essere con noi questa sera. E buonasera a tutti quelli che ci stanno seguendo in diretta e anche a quelli che ci seguiranno in differita accedendo ai dialoghi tramite tutti gli innumerevoli canali online. Dunque, stasera si parlerà della formazione dei giovani. Io credo che questo sia la formazione dei giovani come futuri leader. Credo che questo sia un argomento di enorme importanza che dovrebbe essere affrontato a tutti i livelli. Se c'è una cosa che questa pandemia ci ha insegnato è che la buona leadership non è un optional, che quando si attraversa un mare in tempesta, la buona leadership fa la differenza fra arrivare in porto o non arrivarci. E ci ha anche insegnato tutto quello che abbiamo vissuto negli ultimi 12 mesi, che la buona leadership non cresce sugli alberi, purtroppo, devo dire, come le mele, ma che è una cosa che deve essere nutrita, curata, generata. Con grande cura. E quindi credo che sia un esercizio di grande importanza gettare uno sguardo sul futuro e quindi gettare uno sguardo sui giovani che questo futuro incarnano. E sono particolarmente felice di fare questa conversazione con Cristina. E vorrei iniziare con una domanda, Cristina, apparentemente molto semplice, ma credo che ci possa aprire dei percorsi di pensiero e di riflessione. Anche di una certa profondità. Ma come si formano i leader di domani? Grazie mille Gabriella, no, sono molto contenta di essere qui con voi questa sera. Come si formano i leader di domani è una domanda da 100 miliardi di dollari, evidentemente, però credo che dobbiamo partire da alcune basi, cioè che cos'è un leader? Chi è un leader? Un leader è quello che guida, naturalmente, che guarda avanti, che sa ascoltare e sa comunicare con tutti coloro che lo seguono e anche con coloro che non lo seguono perché potrebbero seguirlo, potrebbero essere interessati. Ed è, secondo me, soprattutto qualcuno che vede prima la possibilità di cambiare, del cambiamento positivo, e se lo inventa magari il cambiamento. Questo il leader, secondo me.
Leader possono essere i grandi leader spirituali, religiosi, politici, ma si può essere leader anche in piccola scala. Si può essere leader nel proprio nucleo familiare, si può essere leader nel proprio gruppo di amici, in un gruppo culturale, eccetera. Io credo che una volta chiarito questo, e ripeto, la questione del cambiamento secondo me è fondamentale, e cito con piacere, come sempre, una frase di Nelson Mandela, che è l'educazione o l'istruzione, perché in inglese education è un po' così, può essere tradotto in due modi, è l'arma più potente che abbiamo per cambiare in meglio, evidentemente, il mondo. E qui arriviamo al punto della tua domanda. L'educazione che forma dei leader oggi. L'educazione, io credo, sono convinta che nelle sue grandissime linee sia o debba rispondere o debba aver risposto anche in passato a dei concetti che sono rimasti immutati, ovvero deve essere un'educazione che cura la parte intellettuale, culturale, ed è fondamentale questo, ma che accompagna questa formazione intellettuale con una parte etica. Io la chiamo etica, una parte etica emotiva. Ho letto una frase che mi ha colpito di Don Bosco, che come educatore evidentemente aveva e ha avuto molto da dire, e che l'educazione è una questione di cuore. È una frase apparentemente semplice, molto semplice. È questione di cuore perché per educare bisogna voler bene ai ragazzi e bisogna volere il loro bene. Ma questa frase, così apparentemente semplice, in realtà guardava molto avanti, perché è recente uno studio dell'OCSE che conferma, su dati di fatto, che l'educazione intellettuale deve essere, o l'istruzione intellettuale, deve essere accompagnata appunto da una istruzione o educazione, meglio detto, in questo caso, che agisca sulla parte emotiva, emotiva emozionale, e che quindi metta in condizione i ragazzi giovani di sviluppare le proprie capacità, emotive, emotivo-sociali. Direi questo. Su Quindi Don questo Bosco. punto, ah, Dillo perdona, tu. no, 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 perché su dico. questo punto che mi ha illuminato un attimo le parole di Don Bosco, su questo punto, quello della questione di cuore legato alla bisogna educare con il cuore. Siamo qua poi, essendo noi in un quadro che parla di leadership spirituale, che è molto vicina al cuore, quindi credo che Certo. questo si accompagni molto bene, Cristina, al cuore. E vorrei rindirizzare, partendo dalla prima domanda, un altro lato, perché per come la interpretiamo, le questioni di cuore, e che, come dici tu, la formazione intellettuale, culturale, la formazione sulle competenze, diciamo, deve essere accompagnata a quello che tu hai definito etica, noi riteniamo che esistano delle cose che il leader si deve portare dietro, che sono cose che vanno dalla capacità di ascolto, che Certo. vanno dal rispetto verso l'altro, che vanno verso l'empatia e che vanno verso su una cosa abbastanza centrale per una leadership, che ad ogni potere si deve sempre accompagnare o essere controbilanciato dalla responsabilità che questo potere comporta. Allora, la domanda per andare a scavare in più, come si possono favorire nei giovani dei percorsi che
formino in questa direzione e che sostengano quella che poi è l'educazione intellettuale, culturale, eccetera, eccetera. Ma i collegi del Mondo Unito, e non è un caso che dopo quasi 40 anni di un altro lavoro, andando in pensione, mi sia dedicata e mi dedichi a questo, applicano un sistema educativo ispirato a un pedagogo tedesco che si chiamava Kurt Hahn, che era nato a fine 800 e che è morto nel 1973-74, mi sembra. Che reduce dagli sfracelli della Seconda Guerra Mondiale e avendo verificato, avendo contezza del fatto che i ragazzi adolescenti, tardo adolescenti o giovani adulti, quindi 16, 19, 20 anni massimo, sono già abbastanza identificati culturalmente, come appartenenza religiosa, come appartenenza nazionale, come appartenenza sociale, ma sono ancora abbastanza flessibili, e la flessibilità è fondamentale in tutto questo, evidentemente, per interagire con chi è diverso da loro. Sulla base di questa, di questo assunto, concepì un metodo educativo che era basato sulla vita in comune, condivisa, per gli ultimi 2 anni delle scuole superiori, quindi un collegio residenziale, diciamo, una scuola residenziale, totalmente interculturale, totalmente. Quindi ragazzi di tutto il mondo mescolati a caso. Proprio a caso, di tutte le condizioni sociali, di tutte le provenienze religiose, di tutte le provenienze economiche, culturali, eccetera, i quali studiano insieme tanto, quindi le competenze si creano evidentemente, ma vivono anche insieme. E vivendo insieme vengono messi alla prova in un certo senso, affidando loro delle responsabilità, ecco la responsabilità di cui parlava Gabriella, ed abituandoli a prendere iniziativa. Cioè, non è un insegnamento passivo, è un insegnamento interattivo in cui i ragazzi, mi diceva qualche giorno fa una insegnante del collegio, i ragazzi non finiscono mai di stupirci ed è la verità, perché si inventano e propongono, tu gli dai un tema e loro propongono delle cose innovative diverse. In tutto questo evidentemente è fondamentale la responsabilità verso se stessi, verso gli altri, verso il prossimo, verso quello che si chiama il prossimo vicino o più lontano. E verso il mondo, quindi anche verso l'ambiente. Quindi non solo diritti, ma anche doveri, i doveri che discendono dalla responsabilità. E la responsabilità come interfaccia del potere. Tu puoi decidere, tu puoi proporre, tu puoi essere tu senza passivamente accettare quello che ti viene, però naturalmente ne hai la responsabilità. E anche l'altra cosa importante, importantissima in questo metodo educativo, è che i ragazzi svolgono nel curriculum scolastico proprio servizio sociale che in questi tempi di pandemia è evidentemente diventato difficilissimo, ma che in tempi normali viene fatto sul territorio, nel territorio, e quindi Quindi a Trieste. Trieste, sì, Monfalcone, Oh. Duino, insomma, zona ben nota, Mi loro scelta. posso? Ah, scusami, per me, perdonami Cristina, non volevo interromperti. No, a loro scelta, vengono loro proposte delle possibilità, con i bambini, con gli anziani, insegnando la musica, insegnando l'inglese, eccetera, e scelgono loro che cosa fare.
E in questo, scusa, finisco questa cosa, loro capiscono sulla loro pelle di poter incidere sul mondo che è loro vicino, portando quindi un cambiamento. E ritorniamo al cambiamento di cui parlavamo prima. Grazie per questa finestra sulla pedagogia portata avanti dal Collegio del Mondo Unito, che è molto, molto interessante, anche molto in linea con tanto del pensiero che stiamo cercando di portare avanti noi. C'è una cosa, visto che ti vedo, vedo che insomma tu hai un osservatorio privilegiato rispetto a una gioventù multiculturale che proviene da tutto il mondo, quindi diciamo hai una finestra, hai uno sguardo di grande privilegio rispetto per vedere che cosa, che sguardo ha sul mondo questi giovani, questi tardi adolescenti, perché se parliamo degli ultimi anni di liceo stiamo parlando di 17-18 anni, sì. Insomma, quindi dei tempi, diciamo. E io vorrei che tu ci aiutassi un attimo ad aprire questa finestra anche per noi, perché tu con queste persone ci interagisci, le vedi ovviamente prima della pandemia, le vedi, ci interagisci le cose. Che sguardo hanno loro sul mondo, ma più in particolare li vedi attrezzati, perché qua stiamo parlando, siamo in un mondo contemporaneo che sta per Covid, credo che la pandemia sia una delle sfide che questo ventunesimo secolo ci ma che ce ne siano altre altrettanto potenti, magari meno devastanti, che ci attendono. Vedi questi giovani attrezzati a prendere in mano questo mondo un po' ferito in cui viviamo? E l'altro punto che mi interessa molto è che vedi delle fragilità anche in questi giovani che magari avrebbero bisogno di un po' più di attenzione o di cura. Ma allora, io li vedevo appunto in quest'anno, li ho visti poco purtroppo, li vedo creativi, flessibili, veloci, quindi adatti a questo tipo di mondo, più adatti di chi giovane non è più, evidentemente, molto più adatti. Le fragilità sono quelle dell'adolescenza, evidentemente, e sono in moltissimi casi, e parlo di un mondo particolare, di un microcosmo particolare, come il collegio di Duino e come sono tutti i 18 collegi nel mondo, i 18 collegi del Mondo Unito, che per moltissimi dipendono anche da situazioni di difficoltà da cui arrivano questi ragazzi. Abbiamo minori non accompagnati, abbiamo ragazzi che vengono da campi profughi, abbiamo ragazzi invece che vengono da famiglie borghesi, tranquille e solide. Ma evidentemente le fragilità ci sono. Io non vedo, direi, in loro maggiori fragilità di quelle che potevo vedere, che ho visto per esempio in mio figlio, che ha 30 anni e quindi evidentemente è un'altra generazione o quasi rispetto a loro e ai compagni di scuola e coetanei di mio figlio. Le fragilità sono, secondo me, connaturate nell'età, nel crescere, in un'età totalmente in trasformazione e nel vivere anche un'esperienza come quella del collegio, che è trasformativa e che può essere impattante, è impattante. Arrivi qualche giorno prima che inizi la scuola e ti trovi a dormire con altri due ragazzi che vengono, non so, uno dall'Africa e l'altro dall'America Latina, non si parla una lingua in comune se non un po' di inglese, che poi si impara naturalmente molto meglio e benissimo nei 2 anni in cui si è lì, però si comunica e si ha voglia di comunicare, si ha voglia di condividere. Io non so, probabilmente, e spero che siano loro più attrezzati di noi,
ma direi che è così, a questo mondo in mutamento, più creativi, più flessibili, più pronti a vivere le sfide più veloci e crescenti che ci troviamo ad affrontare. Non è che gli altri mondi che ci hanno preceduto non abbiano affrontato sfide, perché evidentemente ogni epoca ha avuto le sue, pensiamo soltanto al Novecento, due guerre mondiali, cioè basta questo, eccoci. E senti, è su queste parole che mi sembrano di grande importanza. Direi che sottolineerei cambiamento e velocità, no? La capacità di adattarsi enormemente a un mondo che è sempre più veloce, quindi la velocità, ma non la fretta, no? La capacità di No. vedere il cambiamento che arriva e la capacità di Certo. affrontarlo. Ma mi è piaciuta la descrizione che hai fatto di questi giovani che vedono che vedono il mondo, che si trovano ad affrontarlo, che hanno le fragilità loro, ma che però questa esperienza trasformativa che hanno di interazione con gli altri che sono diversi, che forse sarà una delle qualità fondanti che una nuova leadership dovrebbe portarsi. Se passando, io non so se ci siano dei giovani che ci stanno seguendo o ci seguiranno, credo di sì perché sono numerosi, però per fare una piccola domanda, se un giovane arriva da te e ti chiede, che ha ambizioni di responsabilità, ambizioni di leadership, in che direzione gli diresti? Concentra le tue energie qui, indirizza i tuoi sforzi in questa direzione. Quale tipo di suggerimenti? Ma in primo luogo gli direi di darsi il tempo, perché a 17-18 anni spesso è presto. Per identificare il proprio dono, come lo chiamava Picasso, il proprio daimon, come l'ha chiamato Hillman, cioè il proprio talento. E gli direi o le direi, di seguire, di assecondare il proprio talento, perché questo mi sembra la cosa fondamentale. Gli direi di non spaventarsi della fatica, perché la fatica non è obbligatoria nella vita, ma capita in genere, in forme diverse, in modi diversi. Gli direi di non chiudersi, di aprirsi, di ascoltare il mondo, di ascoltare se stesso e il mondo, e gli direi di non dare per scontato tutto quello che ha, perché insieme ai diritti ci sono anche i doveri. Il contraltare dei diritti e i doveri. Gli direi soprattutto di mescolarsi agli altri, ecco, di capire gli altri e al tempo stesso di capire se stesso. Eccoci. Grosso Insomma, modo. non delle cose di piccolo, No, però. però c'è una cosa che m'ha, una tua cosa, ascoltare il mondo. Noi, non so se è una mia impressione o una mia percezione, viviamo in un mondo che ha perso molto la capacità di ascolto, che invece è fondamentale per capire. Per capire se stessi e per capire l'altro che ci sta di fronte. Parlo anche di esperienza personale, sono una che io la capacità di ascolto l'ho dovuta imparare e ancora ogni tanto faccio fatica, no? Devo metterci consapevolezza, non è una cosa che viene. Automatica. Riguardo ai giovani, adesso non vorrei entrare, ma riguardo ai giovani che vedi tu, rispetto alla capacità di ascolto, che l'hai posta come un modo per crescere e anche diventare leadership. Noi riusciamo a insegnargli questa capacità di ascolto, questa capacità di ascolto profonda. È possibile insegnare, questa cosa? Beh, è possibile
Insegnarla non è forse la parola giusta, è possibile stimolarne l'uso, eccoci, è possibile far sì che in primo luogo si pongano il problema, ma i ragazzi, i giovani hanno bisogno di essere ascoltati, quindi avendo loro bisogno di essere ascoltati, credo che siano pronti a capire anche l'importanza di ascoltare gli altri. Non so se si può insegnare, però la si può far vivere. Ecco, la insegni facendogliela vivere e dandogliela in cambio, credo. Non ho una ricetta magica, Ma naturalmente. non credo che nessuno ce l'abbia, non credo che nessuno ce l'abbia perché non, la velocità, che a volte è anche un bene, è anche a volte una cosa che ci impedisce, perché l'ascolto richiede anche momenti di pausa, momenti di riflessione, no? La capacità di mettersi in una forma un po' meno dinamica, anche un filo più statica per aprire il proprio orecchio, che non è solo un orecchio fisico rispetto a certe cose. Se devi proiettare nel futuro su che tipo di leadership questi giovani esprimeranno, basando su quello che ci siamo detti, tu riesci a pensare o immaginare o a proiettare non vorrei parlare di modelli, però un approccio alla leadership che loro riusciranno a caratterizzare in qualche maniera, o che avrà dei caratteri che tu guardi nel hai uno dai uno sguardo nel futuro e dici, questi probabilmente ci stupiranno perché avranno un approccio a cui noi magari non siamo abituati o non Forse stiamo pensando. un approccio più creativo, questo senz'altro. Perché io credo che se li si lascia liberi di scegliere anche, di sbagliare, di prendersi le proprie responsabilità, di rischiare in proprio, è uno dei principi educativi, cioè devi rischiare in proprio, mettendoti alla prova fisicamente, intellettualmente, psicologicamente, quindi rischiando di sbagliare, perché evidentemente io credo che sbagliando si impara, è un modo molto ruspante, molto semplice, ma è la verità, perché sbagliando capisci dove hai sbagliato, capisci quali sono i tuoi punti di forza, i tuoi punti di debolezza e quindi capisci su cosa puoi puntare, su cosa invece è meglio che tu non punti. La leadership spirituale, io appunto, mi viene più da definirla una leadership etica, eccoci, più che spirituale. Etica perché risponde appunto responsabilità, potere, diritti, doveri, rispetto, capacità di provare empatia, capacità di, ecco, più etica che spirituale, ma sarebbe già moltissimo, sarebbe già moltissimo. E evidentemente è un impegno forte ed è un impegno che credo dovrebbe essere più diffuso. Ma credo, spero che a parte i collegi, siamo 18 con 200, insomma, noi abbiamo circa 180-190 studenti ogni anno accademico, quindi i numeri sono piccoli ed è un'esperienza privilegiata in un certo senso, un'esperienza privilegiata. Non scontata, tra l'altro, cioè non paghi per entrare, non basta pagare per entrare, ecco, questo voglio dire, devi essere in grado. Ma dovrebbe una leadership spirituale la si può insegnare con l'esempio, come quasi tutto, secondo me.
come quasi tutto. Si può insegnare e bisogna ripeterlo ai giovani, secondo me. Bisogna ripeterlo e mi viene in mente, proprio a maggio prossimo, saranno 30 anni dalla Lectio Magistralis che Rita Levi Montalcini fece all'Università di Trieste il 17 maggio del 91, al conferimento di della laurea honoris causa in medicina. Dal Lectio Magistralis di Rita Levi Montalcini è venuta fuori la Dichiarazione Universale dei Doveri dell'Uomo, che è il contraltare esatto della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, che è stata adottata dalle Nazioni Unite nel 1948 e che è venuta fuori nel 93, è uscita nel 93, ad opera di scienziati che per la prima volta venivano chiamati in causa formalmente, voglio dire, su temi morali che erano stati sino ad allora competenza esclusiva o quasi di filosofi, di teologi, con un messaggio forte, chiaro, chiarissimo, di doveri per un cambiamento, vedi, un codice di etica e di responsabilità condivise. Ecco, è proprio il sottotitolo della Dichiarazione di Trieste sui diritti umani, un codice etico di responsabilità condivise. C'è moltissimo. E nelle intenzioni di Rita Levi Montalcini, nei suoi desideri e nelle intenzioni e nei desideri degli scienziati che hanno codificato questi doveri, c'è proprio il messaggio alle giovani generazioni. Io credo che dovremmo tutti non stancarci di ripetere questo, di ripeterlo, di diffonderlo, di parlarne. E questo spero che aiuti. So, speriamo, no, il concetto di dovere e anche il concetto, se posso permettermi di legare, del far fatica, no? Del faticare, perché certe cose che questa un po' del cultura del tutto subito è una cosa che non funziona, cioè no, alla lunga non funziona, specialmente se uno vuole caricarsi sulle spalle delle responsabilità, vuole portare avanti. Volevo, siccome Barbara ha detto all'inizio, no, che io mi occupo di conflitti e credo che guardare come le persone gestiscono i conflitti che vivono sia un segnale molto importante per vedere che percorsi personali le persone fanno per arrivare e anche per generare, no, per creare competenze di leadership di cui abbiamo parlato all'inizio, della capacità di ascolto, dell'empatia. E volevo chiederti una cosa specifica su questo, rivolta ai ragazzi che tu vedi. Questi sono persone che vengono da tutte le parti del mondo, catapultate in un ambiente che è tutto sommato un ambiente protetto, però chiuso, con differenze enormi. Quindi immagino che non siano neanche troppo infrequenti i conflitti. Con questo non intendo una parola negativa, perché il conflitto è, parlando di cambiamento, è proprio un motore di cambiamento personale, di cambiamento. Volevo sapere, tu che li guardi e quindi sicuramente metti tre persone in una stanza che comunicano, che hanno una, diciamo, mancano una lingua veicolare e che quindi le cose ci sono sicuramente vengono generati come i giovani gestiscono questi conflitti che si generano nella loro vita e come li vedi evolvere nel corso della loro permanenza? Sono 2 anni, quindi credo che ci sia un'enorme trasformazione, ti arrivano in una maniera e li vedi partire che sono probabilmente degli altri esseri umani. Volevo chiederti proprio come interesse mio, ma credo che sia anche uno sguardo interessante, come li gestiscono questi conflitti che avvengono, che si generano tra ragazzi, eccetera. Certo,
I conflitti ovviamente rimangono tra loro fino a un certo punto, fino a un certo momento, e poi invece, se non si risolvono tra loro, vengono portati agli insegnanti. Abbiamo un vicerettore che si occupa proprio della parte pastoral, quindi della parte benessere, che è molto riduttivo, detto così, dei ragazzi e degli studenti. Abbiamo psicologi, abbiamo i ragazzi si ritrovano in dei piccoli gruppi affidati a un tutor che quindi gli fa un po' da famiglia, non so come dire, li raduna. Devono imparare, come tutti dobbiamo imparare a gestire i conflitti, ma in questa situazione chiusa, e quest'anno ancora più chiusa, perché il collegio sta funzionando, ma evidentemente abbiamo la fortuna di essere sparsi su Duino e non chiusi in un solo edificio, ma si vive chiusi. Io sono, pur vedendoli da lontano, eccetera, sono, devo dire, stupita dalla carica creativa e di entusiasmo che hanno. Mi ha colpito proprio. Hanno sofferto moltissimo l'anno scorso facendo insegnamento a distanza, da febbraio fino a fine maggio, e avevano voglia di stare insieme, di ritornare insieme, di vivere insieme questo anno scolastico. La gestione dei conflitti è certamente più, non dico controllata, non è la parola giusta, ma più monitorata. Ecco, la gestione dei conflitti tra ragazzi è più monitorata al collegio di quanto non sia quando ciascuno la sera ritorna a casa propria, e racconta ai genitori se vuole, o se non vuole non racconta, lì viene fuori. Quindi evidentemente c'è una guida ed un aiuto, se richiesto o se necessario, per risolverli, per risolverli nella maniera migliore. Poi qualche volta si devono prendere dei provvedimenti radicali, questo è un No, altro discorso. stavo pensando che è un ambiente tipico, no, da giovani adulti, se vogliamo, chiusi, costretti anche, no, con sconosciuti, eccetera. L'altra domanda, sempre rivolta, perché è un'altra delle caratteristiche che probabilmente una leadership del futuro deve avere, è che la capacità di interagire, il concetto di differenza, la capacità di interagire, di accettare la differenza e accettare la diversità. Certo. Allora, visto che tu sei testimone di un luogo di educazione che ha fatto della differenza uno dei valori fondanti, se Certo. vogliamo, no? Allora, siccome non è semplice perché adesso partendo anche dalla mia esperienza personale, io ho fatto dei percorsi che mi permette, tutto quello che dici tu, la comunicazione interculturale, tutte queste cose qui, che sono delle parole molto belle, senza dei percorsi che uno deve fare, tendono a rimanere parole vuote. Allora vorrei chiederti, i ragazzi li vedi fare un percorso, buttati in un ambiente che fa della diversità uno dei punti fondanti, che percorso devono fare, che difficoltà e quali passi li vedi fare per affrontare e per superare queste difficoltà per poi arrivare a un'interazione naturale con la diversità, con ciò che è. Beh, all'arrivo sono frastornati. C'è un primo momento di frastornamento, che però passa rapidamente, si creano naturalmente simpatie, antipatie, affinità, eccetera, ma è la cosa straordinaria è la convivenza nella differenza. D'altra parte si viene selezionati per i collegi anche sulla base della capacità di adattamento.
della flessibilità, della capacità di accogliere e di accettare gli altri, della curiosità e della empatia anche. Io non ho mai visto, una cosa che mi colpisce sempre, alla fine dell'anno scolastico, che l'anno scorso non c'è stata perché si è chiuso in pandemia, c'è una cerimonia che si chiama la cerimonia di chiusura, in cui sono invitate anche le famiglie, naturalmente, ed è una grandissima festa. Il giorno dopo i ragazzi partono, tornano a casa, tornano alle rispettive destinazioni e si salutano, si sentiranno, perché in un mondo social continueranno a sentirsi, ma spesso non si vedranno. Ecco, l'intensità dei saluti di questi ragazzi, dopo due anni scolastici insieme, è straordinaria, trovo. È una cosa che mi emoziona, non so. E questo vuol dire che sul campo, avendo insegnanti capaci e allenati per questo, evidentemente, addestrati per questo, facendo quel tipo di vita, scoperta, progetti, viaggi, attività sociali, tanto studio, eccetera, vuol dire che ci si riesce. I legami rimangono negli anni. Altra cosa che mi colpisce è che dopo 30 anni... E su questo dei legami, siccome abbiamo raggiunto il nostro tempo massimo, vorrei chiudere, perché sui legami, sulle relazioni, sono forse le cose più importanti. Vorrei chiudere con un auspicio, dopo quello che ci hai raccontato sui giovani e dei giovani, che forse quello che dovremmo cercare di creare è la capacità di portare avanti un modello di leadership che favorisca la convivenza nella differenza, come usando tutte le parole. Io ti ringrazio moltissimo per questi minuti che ci hai voluto dedicare, ringrazio moltissimo tutti quelli che ci hanno ascoltato e do l'appuntamento al 18 marzo con un dialogo con Staffan De Mistura e grazie a Francescato. Grazie a tutti e arrivederci. Grazie Gabriella, grazie a chi ci ha ascoltato.